Da questa settimana entrerà in vigore in Italia l'obbligo di Green Pass, più propriamente certificato digitale verde, per accedere a vari eventi sociali, a vari grandi eventi e ai ristoranti al chiuso. Senza entrare nel dibattito politico sul tema, oggi parleremo con Ferdinando Traversa, un giovane molto talentuoso in informatica che ha studiato le specifiche del Green Pass, del suo funzionamento, che molte persone ignorano o completamente stravolgono, e poi parleremo questa volta con me del tema dei Green Pass falsificati e di come ciò è possibile e soprattutto se è veramente possibile o si tratta solo di truffe. Adesso lascio la parola al buon Ferdinando per la sua spiegazione. Ma come funziona il Green Pass? Bene, ce lo dice direttamente l'Unione Europea, o meglio, l'eHealth Network dell'Unione Europea, che ha rilasciato pubblicamente, in modo liberamente accessibile, vedete direttamente dal sito, della Commissione Europea, tutte le specifiche tecniche relative al Green Pass, o meglio, al Digital Green Certificate non ufficiale, o ancora adesso EU Digital Covid Certificate, perché il nome è stato recentemente cambiato. Noi cittadini italiani possiamo ottenerlo direttamente dal sito del Ministero della Salute, che è dgc.gov.it, sito specifico per il Green Pass. Si può ottenere con lo SPID, si può ottenere con la carta d'identità elettronica, oppure con l'Authcode che ci arriva via SMS o email dopo che facciamo il vaccino, oppure con altre tipologie di codici identificativi insieme alla nostra tessera sanitaria. Oppure direttamente al medico di base, qualora non abbiamo nessuno di questi metodi digitali per recuperare il Green Pass. Viene distribuito sotto forma di QR code, però è un QR code che contiene ovviamente dei dati. Cosa contiene questo QR code? Allora, vediamo prima di tutto, tramite questa comoda infografica che ci è fornita direttamente dall'Unione Europea, cosa c'è dentro il QR code. Allora, il QR code, contiene una stringa in base 45. Base 45 è un metodo di codifica dei dati, in realtà piuttosto nuovo. Infatti non è stato neanche approvato ufficialmente dall'IETF, che è l'organizzazione che si occupa di tenere un po' conto degli standard di internet, appunto, e a differenza del suo più noto fratello, diciamo, Base 64, è una cosa veramente nuova che è stata proposta solamente, immaginate, nel mese di marzo, e adesso andiamo a vederlo, appunto. E ancora, vedete, una bozza. Non è stata neanche approvata come standard, vedete, marzo 2021. Quindi è una curiosità, una cosa relativamente nuova, arrivata a marzo è stata subito usata la Green Pass, in quanto più efficiente per codificare i dati da inserire nei codici QR. Poi questi dati in base 45 vengono compressi, in realtà qui stiamo seguendo appunto la cosa al contrario, quindi questi dati sono compressi, vanno decompressi e inoltre questi dati vanno decodificati in quanto sono firmati con la chiave, con un sistema di crittografia asimmetrica per cui c'è una chiave privata e una chiave pubblica che può essere usata per verificare, la validità della firma. Quindi la chiave pubblica è distribuita, disponibile a tutti, viene condivisa tra i vari paesi europei in modo che le app di verifica siano interoperabili, mentre la chiave privata ovviamente è segretissima e rimane solamente nel sistema che genera effettivamente Green Pass. E questi dati firmati, una volta che vengono appunto decodificati, sono dati nel formato JSON, che è appunto un formato per uno standard appunto per la condivisione di dati, in realtà originariamente per appunto la condivisione di dati tra vari sistemi per l'interoperabilità di internet, in questo caso è utilizzato per salvare i dati che sono contenuti nel Green Pass. Ovviamente possiamo prendere quindi qualsiasi QR code del Green Pass e leggere che dati ci sono dentro, anche dati che non vengono forniti dall'app Verifica C19. Perché che cosa c'è effettivamente dentro il QR code del Green Pass? E questo JSON document, che contiene dati, vedete, Health Data Repository, cioè dati forniti appunto dallo Stato d'origine, che appunto li mette in questo formato JSON secondo uno schema ben definito e standardizzato. E infatti vediamo qui Value Sets for EU Digital Covid Certificates. E qui dentro c'è scritto cosa effettivamente c'è nel certificato verde, quello che chiamiamo Green Pass.
nel QR code. Prima di tutto c'è scritto qual è l'agente bersaglio a cui si riferisce questo pass, ovviamente quello di 19, e vedete che i dati, qui viene indicato quale dataset è stato utilizzato, qui si fa riferimento, vedete questo codice, corrisponde al codice del COBI nella banca dati SNOMED CT, che è una delle più grandi banche dati di informazioni mediche, vedete, Multilingual Clinical Healthcare Terminology, quindi viene usata come codice di riferimento per il COBI questo qui. Poi viene mostrato il tipo di vaccino, viene inserito il tipo di vaccino, quindi un vaccino mRNA o un vaccino con appunto antigene, ovvero quelli non mRNA, quelli col virus appunto deattivato, con l'adenovirus, e poi viene indicato proprio il tipo di vaccino dal registro dei farmaci dell'Unione Europea, quindi vedete. Abbiamo quello del Janssen, della Johnson & Johnson, abbiamo il Moderna, abbiamo l'AstraZeneca, abbiamo Vaxzevria, abbiamo Coimbranzi, che è quello della Pfizer, BioNTech, insomma abbiamo tutte le tipologie di vaccini. Abbiamo anche l'indicazione del produttore del vaccino. E poi abbiamo eventualmente il tipo di test, perché ovviamente il Green Pass può essere messo anche per un test, il risultato del test, perché teoricamente uno potrebbe anche mettere il Green Pass per un tampone not detected, vedete, senza COVID. Ovviamente ci sono i due risultati, o hai COVID e qui, o non ce l'hai, e c'è anche questo risultato indicato, e possono essere introdotti anche altre informazioni relative alla persona, pure se non vengono utilizzate, per esempio origine del campione. Queste sono informazioni che potrebbero anche essere facoltative, insomma, come vedete, genere della persona, male, female, other, unknown, non sono informazioni obbligatorie, però possono essere introdotte, sono riconosciute nello schema del Green Pass. A questo schema di dati che possono essere utilizzati corrisponde uno schema del JSON, del contenuto effettivo del JSON. Adesso faremo il confronto, vedete, prima di tutto viene indicata la versione, poi viene indicata tutta questa serie di dati che abbiamo visto lì, cognome, nome, eccetera, eccetera, data di nascita, questo c'è sempre, e tutte le tipologie che abbiamo visto, sotto forma di codice numerico, vengono indicate nello schema attraverso dei nomi di campo codificati. Vedremo adesso tra poco a che cosa mi riferisco. Allora, per vedere effettivamente cosa contiene il Green Pass, adesso prenderemo uno dei Green Pass di test che sono in questa repository dell'Unione Europea, vedete che si chiama Digital Green Certificate Quality Assurance, e contiene tutti dei Green Pass di test scaduti, ovviamente, emessi dai vari stati membri, proprio come modo di verificare il sistema. Noi adesso prendiamo quelli italiani, versione 1.3.0, vedete che abbiamo dei Green Pass emessi dall'Italia come test. Ma come facciamo a verificare il contenuto? Ci viene in aiuto uno script prodotto per questo scopo, che fa per noi la decodifica. Avremmo potuto anche farla manualmente, appunto, seguendo tutti questi passaggi che veniamo qui, ovviamente utilizzando le adeguate librerie o gli adeguati strumenti per poter seguirli correttamente, ma utilizziamo uno script che è stato già preparato per noi, in modo anche che riduciamo i tempi, e vediamo subito che cosa c'è nel Green Pass. Come avrete capito, quindi tutti possono verificare effettivamente il contenuto di un Green Pass partendo da semplice QR code senza nient'altro, perché appunto i dati non sono criptati, i dati sono firmati, però sono sempre accessibili. Vediamo subito, ci prendiamo un Green Pass di test di chi ha fatto il vaccino, copiamo l'immagine, decodifichiamo il contenuto del QR code, vedete, questo qui è il contenuto che è stato convertito in base 45, cioè partendo dall'inizio, creato, firmato, convertito in base 45, compresso, convertito in base 45 e messo dentro il QR code, così come vediamo dalla bellissima infografica qui mostrata.
E adesso semplicemente ci scarichiamo questo bello script, quindi lo cloniamo con git clone. E abbiamo il contenuto del QR code. Faccio presente che questa stringa cacci 1 due punti non fa parte della stringa in base 45, ma rappresenta la versione del modello di Green Pass che abbiamo. Quindi vedete qui HC1 corrisponde a Health Certificate Version 1. È un prefisso che viene indicato, che però non fa effettivamente parte della stringa in base 45. Quindi noi lo teniamo perché lo script ne tiene conto e lo rimuove, però qualora andassimo proprio a fare la decodifica della stringa in base 45 lo dovremmo togliere. Adesso facciamo, ci copiamo questo contenuto in un file, quindi per esempio UR, salviamo e facciamo secondo quanto spiegato nel manuale appunto dello script. Dobbiamo passargli il contenuto di questo QR, qui lo decodifica con un tool da linea di comando per decodificare il QR, Python 3, chiamiamo lo script hc1verify.python, perché ci sarebbe anche la possibilità di creare con questo script di test un green pass, ovviamente firmato con una firma custom e quindi nostra e quindi non valida perché non riconosciuta, giusto a scopo, quindi sarebbe giusto a scopo di test. Adesso gli passiamo i parametri e gli passiamo anche un altro parametro che qui non è specificato ma è specificato nello script stesso, per vedere i dati non anonimizzati, perché di default questo script anonimizza i dati, invece col parametro meno a do not anonymize, oppure sarebbe specificato ovviamente se chiediamo l'help. Voilà, abbiamo tutti i dettagli di questo Green Pass fasullo, perché è un Green Pass di test, però ovviamente potremmo usare un Green Pass vero. Vedete qui dice signature not validated, perché abbiamo chiesto di non validarla, è superfluo, tanto non è valido. Se lo provate a verificare con la verifica ci dice, noi vi dice Green Pass non valido perché ovviamente è stata utilizzata una firma o scaduta o non valida, insomma, perché è un Green Pass nella posizione repository di test. Con un Green Pass vero avremo sempre i dati e la firma vera. Qui vediamo tutti i dati, quindi per verificare però effettivamente che cosa corrisponde dobbiamo fare il confronto con questo schema JSON. Ci sono dei tool, c'è anche un bot Telegram per farlo direttamente, ma non interessa, capito, capire come è fatto effettivamente il Green Pass. Allora, DOB, date of birth, e ci abbiamo la date of birth del signor, vedete, FN sotto name e cognome, Rossi Verdi. Poi abbiamo FNT, questo formato standardizzato con il segno di minore in mezzo, GN Mario Luigi, quindi for name, quindi il nome, perché questo è il cognome, Rossi Verdi, quindi questo è il Green Pass del signor Mario Luigi Rossi Verdi, bellissimo nome. E a questo punto V, vaccination, dalla V capiamo che Groups Certificate Type Specific Information, se c'è la V è un Green Pass vaccino, se c'è la T è un Green Pass da tampone, se c'è la R è un Green Pass da guarigione, recovery. Allora, V, CE, CE è il Certificate Identifier, vedete, Unique Certificate Identifier, questo numero unico per Green Pass, e con questo prefisso che è facoltativo, vedete, inizia con 01, IT, e poi ci sono, che sarà appunto il codice della 01, la versione della specifica, IT e il codice della versione, e poi tutti i numeri relativi a questo finto di Green Pass del signor Mario Luigi Rossi Verdi. Poi ci chiede, abbiamo anche, vediamo, CO, che corrisponde a Member State of the Country, IT, Italia, vedete, lo Stato membro. Poi abbiamo DN, che dovrebbe essere Number in a Series of Doses, e questa è la seconda dose che fa il signor Mario Luigi Rossi Verdi. Poi abbiamo DT, che è la data di vaccinazione, 7 luglio 2021. In seguito abbiamo IS, che è l'ente che ha emesso il certificato. Poi abbiamo MA, vediamo un po',
Marketing Authorization Holder, che sarebbe appunto il proprietario dell'autorizzazione all'immissione in commercio, vediamo che vaccino ha fatto questo signore. Andiamo a vederlo proprio qui nella specifica dei dati. Questo codice corrisponde ad AstraZeneca. E questo signore ha fatto l'AstraZeneca. E infatti MP, il prodotto, il vaccino che è stato utilizzato, 1699, e EU, questo qui, questo codice qui, EU/1/21/1529, corrisponde proprio al vaccino Vaxzevria, che è quello di AstraZeneca. SD dovrebbe essere il numero totale di dosi richiesto, e vedete c'è anche già la previsione della possibilità di una terza dose necessaria, quindi SD3 in case of a booster. In caso di terza dose necessaria sarà messo pure questo codice 3. In seguito abbiamo TG, che corrisponde a Disease Origin Targeted, il Covid-19, oppure una delle sue varianti. Per il momento abbiamo solamente questo qui, 840-539-006, che corrisponde al Covid, e infine UP, tipo di vaccino utilizzato. E abbiamo detto che questo codice qui corrisponde, vedete come sopra, vaccino con antigen vaccine, e poi la versione dello schema utilizzato. Proviamo con un altro, con il Green Pass in un'altra nazione, e vedrete che i dati saranno assolutamente simili. Proviamo con la Repubblica Ceca, che è un posto tanto caro al nostro Brian, però vediamo un Green Pass di guarigione. Copiamo l'immagine, incolliamo, recuperiamo il contenuto del QR code, salviamo in un file di testo, lo passiamo allo script. E voilà, ci vedete, abbiamo il signor Jan Novak e abbiamo esattamente gli stessi dati, solo che qui potete vedere infatti DF, vediamo, DF corrisponde a, stavolta abbiamo qui una R che corrisponde appunto a recovery, la guarigione, DF, Certificate Valid Form, e abbiamo 2021-05-15, quindi questo signore è guarito 2021-05-15, 15 maggio 2021, e poi abbiamo DU, che è invece corrispondente sempre nel set della R, che è il set recovery, quindi facciamo RDU, la data di scadenza 15-11-2021. Infine abbiamo FR, che corrisponde, vedete, il primo test positivo, quindi questo signore ha fatto il primo test positivo il 1 maggio 2021, e poi infine Minister of Health of the Czech Republic, Ministro della Salute della Repubblica Ceca, IS, emettitore del certificato. Infine qui abbiamo anche la rappresentazione, vedete, queste qui sono delle date nel tempo Unix, che conta tutti i secondi a partire dal 1 gennaio 1970. Se ne siamo qua, infatti vediamo che ci dice che questo certificato è stato messo a questo tempo in data Unix, che corrisponde al 28 giugno 2021, cioè questo signore ha scaricato il certificato il 28 giugno 2021 e scade il 28 giugno 2022. Questa è la scadenza del certificato scaricato, che è diversa appunto dalla scadenza effettiva che è indicata all'interno del certificato. Questa è proprio una scadenza generica della firma, cioè questo certificato ha una firma valida fino al 28/06/2022. Oltre, pure se non fosse scaduto, ma ovviamente la firma supera sempre la data di scadenza, la scadenza della firma supera sempre la data di scadenza del certificato vero e proprio, ovviamente non sarebbe più valido a prescindere. Spero che questa spiegazione del Green Pass sia chiara. Come vedete, tutti i dati sono assolutamente pubblici e disponibili online, quindi basta andare a fare un controllo della specifica. Ci sono anche script e altri tool che via via stanno venendo sviluppati, perché è tutto spiegato nel dettaglio del processo. Quindi è facile controllare un Green Pass. Tra l'altro è stato realizzato anche un bot Telegram, vi faccio vedere il sorgente, che ha salvato anche l'elenco delle chiavi pubbliche, vedete questo public keys, e contiene tutte le chiavi pubbliche dei vari stati europei che sono valide, e come vedete, se è stato possibile realizzare un bot Telegram, è possibile fare veramente qualsiasi tipo di sistema che controlli la validità dei Green Pass. Ma l'app verifica CD19 rimane l'unico strumento accettato dal governo italiano, secondo il decreto che obbliga chi deve controllare il Green Pass a controllarlo. L'app verifica CD19 e la validità dimostrata tramite l'app verifica CD19 è l'unico strumento effettivamente riconosciuto, perché questa app verifica CD19, tra l'altro, è realizzata sulla base, è open source al 100%, quindi verifica CD19 di Tab, e il Ministero della Salute ha
un profilo GitHub, vedete, Ministero della Salute, l'app non solo è open source, ma è basata sull'app di verifica del Green Pass europea. È stata preparata un'app esempio. Se vi chiedete chi è che ha lavorato alla realizzazione di tutte queste cose, ve lo posso dire, è la Deutsche Telekom, in collaborazione con la SAP. Un'altra curiosità, quindi, che tutto questo, questa maradame è partito dalla Germania. Infatti, People, se vedete qui, il responsabile dell'organizzazione su GitHub è Senior Advisor Open Source Program Office at Deutsche Telekom. Io passo adesso la parola a Brian, che vi spiegherà invece quali sono, considerata la sicurezza intrinseca del sistema chiave pubblica, chiave privata che è utilizzato per firmare il Green Pass, e che quindi sicuramente se fosse trovato un modo per violare questo sistema non ci si metterebbe a fabbricare Green Pass falsi, ma si creerebbero molti più problemi, considerato che è lo stesso sistema utilizzato per codificare la nostra connessione online tramite HTTPS, o meglio HTTP over TLS, e quindi che utilizza un sistema chiave pubblica, chiave privata, con appunto certificati di firma pubblici che noi abbiamo scaricati, e la chiave privata che rimane chi va firmato, proprio come il Green Pass. Insomma, falsificazioni di questo genere sono assolutamente da escludere, però c'è qualche cosa che si può fare ancora. Perfetto, dopo la spiegazione di Ferdinando possiamo vedere finalmente il tema clou che fomenta i media in questi giorni, quello dei Green Pass falsificati. Dato che parliamo di criminali informatici, c'è sempre la possibilità, ovviamente, che sia tutta una truffa. Alla fine i criminali informatici vogliono i vostri soldi, e avere dati personali fa sempre comodo per truffe o altre cose losche. Può essere che semplicemente voi paghiate, inviate i vostri dati e non otteniate nulla, o potrebbe anche essere che magari vi venga fornito effettivamente un Green Pass, ma magari sia semplicemente un tampone falsificato a vostro nome. E come ben sappiamo, il Green Pass del tampone dura solo 2 giorni. Ciò si può sapere, ad esempio, leggendo il JSON puro che viene fornito dal QR, ma non è visibile dall'app. Quindi voi potreste essere convinti di avere un Green Pass che dura 9 mesi, dopo 2 giorni non vale più, ed è molto improbabile che voi andiate dalla polizia a fare una denuncia per truffa perché vi hanno venduto un Green Pass falso. Però è innegabile che, secondo quantomeno dicono le fonti, ci sono dei Green Pass falsi che vengono riconosciuti dall'applicazione. E adesso vedremo le 3 opzioni che lo rendono possibile. La prima è un'opzione che io denomino contraffazione, ma è una mia scelta personale, che sembra tirare molto tra certi, tra virgolette, informatici, che essenzialmente credono che qualcuno abbia craccato l'algoritmo di generazione del Green Pass, e dicono, essendo pubblico è facilissimo, è tutto open source, ci vuole pochissimo e si falsifica un Green Pass. Ecco, io, per non citare il sommo Tiziano e dire ingegneri di merda, ma chi cazzo vi ha laureato a voi, direi che questi informatici dovrebbero ripassare il concetto di autenticazione a chiave pubblica, di sistema a chiave pubblica, di infrastruttura a chiave pubblica, per un semplice fatto: il sistema sarà anche a codice aperto, come lo è ad esempio quasi tutta l'implementazione di SSL che noi abbiamo su TLS oggi. Eppure non è così facile falsificare certificati SSL TLS, proprio grazie alla crittografia asimmetrica a chiave pubblica. Per chi non lo sapesse, questo tipo di crittografia si basa su un principio molto semplice: avere non una ma 2 chiavi, e poterne verificare una con l'altra. Nel momento in cui il governo firma un Green Pass con la sua chiave privata, si può verificare che questo Green Pass sia stato effettivamente firmato dal governo con la sua chiave pubblica, che è liberamente a disposizione. Si tratta di operazioni matematiche relativamente semplici, mentre è praticamente impossibile, a meno di avere un computer quantistico, fare l'operazione inversa, ossia dalla chiave pubblica e dal Green Pass ricavare la chiave privata. E quindi, secondo me, l'idea di contraffare un Green Pass, ossia che una persona esterna al sistema sanitario possa rilasciare un Green Pass che viene riconosciuto dal sistema sanitario, è un'opzione praticamente impossibile. Se qualcuno avesse questa tecnologia potrebbe fare cose ben peggiori, e non si limiterebbe a stampare Green Pass falsi per 100-150 euro. C'è poi una seconda opzione, che secondo me è quella più realistica quando si tratta di Green Pass falsificati che effettivamente funzionano, ed è quella che io chiamo falsificazione,
essenzialmente consiste in un operatore sanitario autorizzato che usa i propri mezzi informatici con cui possono essere rilasciati Green Pass autentici per falsificare un avvenimento che in realtà non è accaduto, un avvenimento che ovviamente dà diritto al possesso del Green Pass. Tra l'altro sono già attestate situazioni del genere. Poco tempo fa è stata arrestata un'infermiera francese che falsificava dei Green Pass con un metodo come questo e li rivendeva a 500 euro l'uno. Questo metodo è fattibile proprio perché non richiede nulla di particolarmente avanzato dal punto di vista informatico, richiede un operatore infedele e in crittografia si usa dire che la catena più debole di un sistema crittografico è quella umana. È perfettamente inutile avere un sistema di firme digitali se hai un operatore che le usa per firmare Green Pass che non sono validi, o meglio, se falsifica una vaccinazione o una guarigione o un tampone negativo al fine di ottenere un Green Pass. È bene notare, tra l'altro, che il Green Pass è europeo. Ciò vuol dire che può essere emesso da più stati, ognuno con standard diversi. Noi non sappiamo quali siano gli standard di sicurezza effettivi che ci sono magari nei paesi meno sviluppati dell'Unione, oppure nei paesi dove la sanità non è un corpo unico sotto la gestione statale, ma è composta da più entità. In queste situazioni potrebbe essere, non dico che lo sia, perché non conosco così bene il settore, ma potrebbe essere effettivamente più semplice falsificare un Green Pass. E siccome nulla vieta a un cittadino italiano di avere un Green Pass tedesco, francese, rumeno, è una possibilità a cui pensare, specie considerando che ci sono paesi dove i 100 euro di un Green Pass falso possono effettivamente essere una bella parte dello stipendio. In ultimo vi è la possibilità di clonare un Green Pass. Come abbiamo già detto, un QR contiene tutta l'informazione necessaria ad avere un Green Pass ed è firmato digitalmente per l'intera durata di detto pass. Insomma, non c'è un meccanismo di revoca per cui vi mostrate un Green Pass un giorno, il giorno dopo viene revocato e viene messo un altro, anche perché altrimenti l'uso online sarebbe complicato. Nulla quindi teoricamente impedisce di scannerizzare un Green Pass con un'app modificata oppure di usare delle tecniche di phishing per ottenere un Green Pass e rivenderlo oppure riutilizzarlo. Chiaramente non si tratta di un Green Pass molto potente, non è a nome di chi lo usa, non si può usare ad esempio per attraversare la frontiera o per entrare in quei luoghi dove vi può essere chiesto un documento come uno stadio o simili. In linea teorica i ristoratori potrebbero e forse dovrebbero richiedervi il documento d'identità, però come in ogni caso sarà l'uso a fare la regola. Bisogna vedere effettivamente quanti ristoratori vorranno trasformare il proprio ristorante in una succursale di un valico di frontiera, e qualora in molti non lo facessero e si limitassero a controllare che il codice QR sia valido, vi è effettivamente la possibilità che un codice clonato, per quanto appartenga a una persona del proprio stesso genere e di un'età comparabile, possa essere un buon metodo per superare questi controlli senza destare particolari sospetti. Come per varie misure tecnologiche dipenderà molto anche dall'implementazione effettiva che ne sarà fatta. Può essere che vengano verificati rigidamente che non esista alcun problema di clonazione, può essere che la verifica sia molto lasca e essenzialmente possano girare molti cloni. Tra l'altro è bene notare che proprio per la natura europea del Green Pass è bene anche considerare eventualità di estensione di detta misura all'estero. Ci sono paesi dell'Unione o in generale dello spazio economico europeo che non hanno il concetto di carta d'identità come lo intendiamo noi, ad esempio l'Irlanda e anche ad esempio la Danimarca ha delle carte d'identità in un senso molto relativo rispetto al nostro, mentre ci sono altri stati dove invece è obbligatorio possederne una e portarla in giro. In tal caso non ci sarebbe granché problema relativamente al controllo di identità. Quindi, per fare un piccolo riassunto del tema Green Pass falsi, un Green Pass si potrebbe contraffare da un punto di vista teorico. Semplicemente una cosa così difficile, così dispendiosa e così improbabile che essenzialmente non accadrà, a meno che ci sia qualche grave errore nell'algoritmo che nessuno ha trovato in questi mesi, ma la vedo veramente dura. Un Green Pass si può invece falsificare, posto di avere un complice all'interno dell'autorità sanitaria e un'autorità sanitaria che non effettua grandi controlli. Un Green Pass può essere clonato, è una serie di bit, i bit possono essere clonati.
e solo un ambiente sicuro all'interno del sistema di controllo può impedire che questa clonazione funzioni. Ma c'è sempre il problema del bilanciamento tra libertà, tra sicurezza e soprattutto tra peso del controllo sul controllore. E spero che questo video vi sia stato utile e condividetelo in giro se vi inviano qualche teoria bislacca sul Green Pass che si può clonare perché il codice è pubblico. E ci vedremo al prossimo video. Ringrazio Ferdinando per la sua spiegazione e buona giornata.